L'economia abruzzese ce la farà? È questa la domanda sulla quale dibatteremo questa sera. Buonasera amiche ed amici di Moby Dick, anche sulla scorta del recente libro scritto dal professor docente di economia della D'Annunzio Giuseppe Mauro. Ecco il libro, ve lo faccio vedere, ma da questo libro prenderemo parecchi spunti. Vi presento subito gli ospiti. L'autore del libro, appunto, il professore Giuseppe Mauro. Buonasera, Buonasera. professore, docente di economia alla Gabriele D'Annunzio di Pescara Chieti, ma è stato docente in tante altre materie, sempre legate all'economia, anche in altre università. A seguire l'avvocato Giovanni Leghini. Buonasera, Buonasera a avvocato, lei e consigliere a chi ci regionale della ascolta. regione Abruzzo per il centro-sinistra. Lo sapete tutti, è stato vicepresidente del CSM. Leghini è anche sottosegretario all'economia e ad altre materie. A seguire il consigliere regionale di centrodestra di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. Buonasera, dottor Buonasera a Testa. lei e buonasera a E chi ci ascolta. ultimo, ma non ultimo, Leo Malandra, segretario regionale della CISL Abruzzo e Molise. Buonasera, Buonasera a lei e ai segretario. telespettatori. Io partirei subito con la scheda che, come sempre, ci ha preparato il bravissimo Giuseppe Dintino, che prende le mosse, analizza in qualche modo il testo scritto dal professor Mauro sull'economia abruzzese nella sua storia, nel presente e nel futuro. Ascoltiamo Giuseppe Dintino. L'Abruzzo ponte tra il Mezzogiorno e le regioni più industrializzate d'Italia. Nel secondo dopoguerra, infatti, l'Abruzzo aveva le caratteristiche di un'area del profondo sud, con un'economia prevalentemente agropastorale. Successivamente la nostra regione sperimenta una fase di grande industrializzazione, anche grazie ai fondi della Cassa per il Mezzogiorno, e a partire dalla seconda metà degli anni 60 fino agli anni 90 conosce un periodo di crescita sorprendente. E così l'Abruzzo, da povero isolato, si apre agli scambi commerciali e si pone al vertice del sistema economico meridionale. Gli abruzzesi smettono così di emigrare e anzi la regione attira sempre più manodopera. Sono così delineati i sistemi locali di lavoro, definiti dall'Istat come aree caratterizzate da un'alta concentrazione di posti di lavoro in cui è occupata la popolazione locale. Per l'Abruzzo l'Istat ne identifica 19, comprendendo 309 comuni, di cui i principali sono quelli di Castilenti, di Basciano, di Atessa e di Vasto. Il momento idilliaco dell'economia abruzzese però è destinato a concludersi alla fine degli anni 90, quando la regione adempie completamente alla sua vocazione industriale, si apre mercati esteri, cresce il PIL e diminuisce il tasso di disoccupazione. Per questi parametri l'Abruzzo è la prima regione europea a uscire dal cosiddetto obiettivo 1, ossia dal novero delle regioni in ritardo strutturale di sviluppo. L'Abruzzo perde così fondamentali fondi pubblici e la crescita rallenta per poi invertire la rotta. L'occasione era quella di emanciparsi da una politica di assistenzialismo, ma la nostra regione non fu in grado di divenire autosufficiente e di sostenere un'economia autonoma. E questo anche a causa delle politiche miopi del passato e della concorrenza dei paesi in via di sviluppo. Guardiamo in faccia la realtà, guardiamo come stanno le cose. Il reparto chiude, voi perdete il posto di lavoro. E se non lo capite subito, vi massacreranno e vi sbatteranno fuori per 2 lire. Ma perché deve chiudere, scusa? Se abbiamo uno standard produttivo da fare invidia al Giappone, ma perché devono chiudere? Quelli se ne fregano dello standard produttivo. Venite alle 5, sentite a me. Fanno sempre così. Ogni 5 anni dicono che chiudo un reparto, poi non succede un cazzo. Agli occhi dei grandi gruppi l'Abruzzo diventa così meno attraente e la crisi dei distretti industriali, ovvero agglomerati di imprese in un ambito territoriale circoscritto, è storicamente determinato, specializzati in una o più fasi di un processo produttivo. In Abruzzo ve ne sono 6, 4 nel teramano, con una specializzazione nel tessile, nell'abbigliamento e nel mobilio, e 2 nel chietino, con una specializzazione nel tessile e nella pelletteria. La provincia di Teramo è certamente quella più industrializzata, addirittura la 15ª tra le province italiane, e ha il suo polo nella Val Vibrata. Tuttavia anche questa zona, a seguito dell'uscita dall'obiettivo 1, non riesce ad adeguarsi ai cambiamenti economici in atto e conosce un periodo di forte crisi. Oggi si tenta di riconvertire l'area con quasi 30 milioni di fondi pubblici che mirano a rafforzare il tessuto produttivo, a riassorbire lavoratori licenziati e ad attirare nuovi investimenti. Dal quadro che emerge analizzando l'inizio del nuovo millennio, l'Abruzzo arriva alla grande crisi finanziaria del 2008 già agonizzante e i terremoti degli anni successivi daranno il colpo di grazia all'economia locale.
Se prima l'Abruzzo era stata terra di conquista da parte dei grandi gruppi industriali, oggi è invece il tempo delle delocalizzazioni. Basti pensare alla statunitense Honeywell, che è fuggita in Slovacchia lasciando a casa 330 lavoratori, o alla Coca-Cola, che minaccia di chiudere lo stabilimento di Oricola, che dà lavoro a 1.434 persone, se il Parlamento dovesse approvare la tassazione sullo zucchero e sulla plastica. In direzione. Ma che direzione? Ma volete lavorare, ma volete il lavoro? Ma che gli americani si sono incazzati, volete faticare? Mario, vieni qui, Mario, guardami qua. Tutti quanti abbiamo buttato il sangue qua dentro. Se questi se ne vanno è perché non hanno più bisogno di noi, hai capito? No, non c'hanno bisogno di te. Se voi non c'hanno bisogno, ma di me c'hanno bisogno. Io sta macchina la conosco pezzo per pezzo. Mario. Lo sai che mi succede a me se mi licenziano? Lo sai dove torno io? Torno nella merda da dove vengo, con due bambini, una moglie e 20 anni di muto sulle spalle! Oh, Mario! Mario! Tuttavia in Abruzzo vi sono ancora aziende che crescono, esportano e fanno profitti. Tenendo conto che la questione abruzzese non può essere slegata da quella italiana e in un'ottica di globalizzazione, dalle dinamiche extranazionali, l'economista Giuseppe Mauro ritiene necessari investimenti per innovarsi e aprirsi ai mercati, evitando un atteggiamento reazionario ai mutamenti in atto. In L'evoluzione economica dell'Abruzzo, edito da Carabba, sostiene che occorre un discorso nuovo basato sulle reti d'impresa, sulla rivitalizzazione del capitalismo diffuso, sulla digitalizzazione e sulla dimensione aziendale. In piena linea con le teorie keynesiane e la dottrina neoliberista, l'infa del mercato è la competizione. Se per ogni crisi e periodo di profonde trasformazioni, staremo a vedere se un altro mondo e un altro Abruzzo saranno possibili. Tu pur sì che è tosto. Sì, però pure noi mica siamo mosci. C'ho coraggio andando. Oggi ho coraggio, pure resta a Monte Silvano. Bene, copertina perfetta direi, grazie a Giuseppe Dintino. Allora, professor Mauro, nella sua analisi sull'economia abruzzese che parte dal dopoguerra fino ai giorni nostri, lei divide le fasi dell'economia in tre fasi appunto. Ecco, ce le può sintetizzare? Sì, certo, le tre fasi riguardano la fase della grande arretratezza degli anni 50, la fase dello straordinario sviluppo, sorprendente sviluppo fino alla soglia del 2000 e poi questa ultima fase, diciamo, che parte da lontano dove l'economia registra, a mio avviso, una tendenza di stagnazione per cui possiamo affermare che negli ultimi 20 anni, al di là di alcune oscillazioni in positivo che ci sono state, ma nel complesso il quadro che abbiamo è un quadro decisamente stagnante, con una particolare accentuazione all'indomani della grande crisi finanziaria che, come è noto, si è determinata nel 2007 e nel 2008. Quindi nella sostanza ho cercato, facendo parlare soprattutto le cifre, quindi non c'è alcuna vocazione letteraria, diciamo, no? Ma soprattutto un confronto tramite le cifre, alcune cifre oggettive, altre elaborate, ho cercato di dimostrare come la sua posizione relativa in quest'ultimo periodo è una posizione che tende verso uno scivolamento in negativo, non tanto nei confronti del Mezzogiorno, dove riesce a mantenere, diciamo, un divario positivo di oltre 20 punti, ma soprattutto nei confronti del Centro-Nord. Da questo punto di vista il divario si è allargato. Si pensava verso la fine degli anni 90 che l'Abruzzo avesse raggiunto, o quantomeno stesse per raggiungere, le economie più avanzate, eravamo distanti di circa 10 punti.
ebbene, sono passati circa 30 anni e oggi abbiamo viceversa un gap che è ancora più accentuato rispetto a 30 anni fa. Questo è il quadro, per cui io credo che tutti quanti noi dovremmo interrogarci, soprattutto gli attori sociali, politici ed economici, dovremmo interrogarci quali sono l'attuale situazione dell'Abruzzo e quale potrebbe essere una sua prospettiva di crescita economica. E di questo vogliamo discuterne. Infatti, Avvocato Legnini, si parlava nella scheda e anche nel libro del professor Mauro di una mancanza oggi di una politica neo-keynesiana. Da qualche anno manca in Italia un atteggiamento di questo tipo. Risponderò alla sua domanda, prima però mi consenta di formulare il mio più vivo apprezzamento per il professor Mauro, per quest'opera che è molto importante, perché il professor Mauro ha scritto tante cose in materia di economia abruzzese, con una certa regolarità nel corso degli anni ha intervenuto anche sulla stampa per sottolineare passaggi a volte delicati, a volte negativi, altre positivi dei cicli economici riguardanti la nostra regione, ma la novità editoriale e delle riflessioni che vengono svolte in questo volume risiede, a mio modo di vedere, nella sua compiutezza, nella profondità di analisi che si snoda lungo i 70 anni della storia repubblicana, ed è un testo pregevole perché per un verso i dati a cui lui si riferiva vengono ancorati alle acquisizioni più avanzate delle teorie economiche. La prima parte del volume si snoda esattamente su questo terreno. E per un altro verso ci posiziona l'evoluzione, l'involuzione dell'economia abruzzese sul presente, aprendo le porte della riflessione, dell'indicazione, delle proposte al futuro. E qui colloco la risposta alla sua domanda. Le politiche keynesiane e neo-keynesiane se ne è discusso molto nel corso dei decenni. È noto che questo indirizzo di politica economica è basato sull'utilizzo della leva della spesa pubblica in deficit. Nei periodi di crisi, spendere in deficit creando debito avrebbe consentito, è una teoria classica ormai storica all'economia, di riprendersi, di tornare a crescere anche attraverso il cosiddetto moltiplicatore della spesa pubblica, per poi nei periodi di maggiore crescita tornare a garantire un equilibrio del bilancio pubblico. Purtroppo questa teoria, che pure ha generato molta della crescita nei paesi occidentali e certamente nel nostro paese, oggi, e non solo oggi, da molto tempo, deve fare i conti con l'elevato debito pubblico e con i vincoli, i limiti alla spesa pubblica che ci derivano dagli accordi in sede europea, vorrei ricordarli, non frutto della protervia, dell'arroganza dei funzionari europei o della Commissione europea, ma frutto del fatto che noi siamo entrati nella moneta unica e se si dispone di un sistema monetario unificato bisogna che le politiche di bilancio, le politiche finanziarie siano le più possibili uniforme. C'è poco da fare, l'Italia è un paese molto indebitato, oltre il 130% del rapporto debito-PIL, gli altri paesi sono per la gran parte collocati a un livello molto inferiore, questo è il punto. Quindi certo, politiche di investimenti anche in deficit, anche scorporandoli dagli indici e dai vincoli che sono propri, che ci provengono dalle politiche comunitarie, sono possibili e necessarie, e più o meno tutti i governi cercano di farvi ricorso, ma noi abbiamo bisogno invece, il professor Mauro lo dice questo nel suo volume, di una strategia di più
lungo periodo, partendo da subito, non attendendo gli eventi, perché l'economia internazionale è fortemente mutata. Oggi mi piace molto questa definizione, mi fermo, del modello manifatturiero terziario. Oggi per un verso noi dobbiamo aiutare le nostre imprese a stare sui mercati internazionali, per fortuna una parte non secondaria del sistema abruzzese questa sfida riesce a vincerla, per altro verso dobbiamo agire sul localismo, sui tratti caratteristici del nostro territorio, del nostro ambiente, delle nostre risorse. Questo è il sistema binario, diciamo così, del nostro sviluppo, quindi investimenti anche in deficit sì, ma soprattutto politiche di settore, innovazione, conoscenza, capitale umano, formazione, insomma un ventaglio di strumenti di politica economica che, dico la verità, in questo momento storico io non riesco esattamente a rintracciare, e non riesco a rintracciarlo nella politica dell'attuale giunta regionale. Adesso Corino Testa dirà che non è così, ma io penso che sia così. E infatti chiediamo proprio questo, volevo chiedere a Corino Testa e al centrodestra che governa l'Abruzzo da 9 mesi circa. Il professore Mauro ha sottolineato che stiamo, anche l'Italia, in una fase di stagnazione, l'Abruzzo è in stagnazione con tendenza al peggio, diciamo così. Ecco, la regione in questa fase cosa sta predisponendo per tamponare questa stagnazione e rilanciare lo sviluppo? Ma innanzitutto anch'io ho il dovere, perché conosco il professor Mauro da tempo, ed è stato anche uno dei miei docenti, quindi ho il dovere di salutarlo e di ringraziarlo, perché non oggi, ma ormai da decenni, è un punto di riferimento per quanto riguarda le statistiche, un po' la fotografia che viene fatta. Diciamo, in qualche modo è anche un pungolo per la politica, ma certo, no? Ma certo, però è un punto di riferimento per quanto riguarda le varie tendenze economiche, finanziarie, occupazionali, quello che è accaduto negli ultimi 70 anni in Abruzzo precisamente, ma anche a livello nazionale. Peraltro è stato anche un brillante presidente della finanziaria regionale, della FIRA, e non lo dico per maniera o per ingraziarmi la sua benevolenza, però viene ricordato come persona ovviamente che era stata messa al posto giusto nel momento giusto. E proprio partendo dalla FIRA dico che una delle prime mosse in questo ambito che verrà portata avanti da questa giunta regionale sarà quella della unificazione di due enti, Abruzzo Sviluppo SPA e FIRA SPA, per creare un'unica finanziaria regionale in grado di fare veramente quello che dovrebbe fare una finanziaria regionale, quindi non cercare di fare a gara chi va al quinto piano della regione Abruzzo per accaparrarsi qualche soldino, per fare qualche bando, ma finalmente per essere un punto di riferimento per l'economia regionale. Detto questo, mi sembra che questa trasmissione, che tratta un tema molto attuale e molto importante per noi, ma non solo per noi, perché quando diciamo noi parliamo della politica, parliamo delle imprese, parliamo delle famiglie, degli enti pubblici, sia un po' un corso e ricorso storico di quello che accade già da tanti anni, nel senso che spesso viene delineata una situazione non proprio idilliaca e quindi si chiede, in questo caso alla politica, ma si potrebbe chiedere alle organizzazioni sindacali, si potrebbe chiedere agli enti pubblici, si potrebbe chiedere un po' al mondo delle professioni, cosa si può fare per uscire da questa stagnazione. Perché non è solo qui il famoso gioco di squadra. In un momento come quello che diceva il presidente Legnini, che sta in continua evoluzione, se pensiamo che l'Unicredit, che è un colosso internazionale, parla di 8.000 esuberi, questo ti fa capire che oggi il famoso posto fisso probabilmente incomincia a perdere il proprio radicamento e quindi c'è un'evoluzione continua. Cosa può fare in questo caso la regione e la politica? Sicuramente siamo tutti d'accordo che la ricetta principale deve passare per un risanamento dei conti.
io penso al buco, ma io non voglio entrare oggi in quell'antipatica diatriba centrodestra e centrosinistra, perché oggi i cittadini chiedono qualcosa di concreto. Però oggi, per via di tanti governi che si sono succeduti e che hanno dovuto contrastare anche momenti difficili, sia nazionali ma anche situazioni che vanno al di là della politica, pensiamo al buco della sanità. Buco della sanità che non ha consentito, sappiamo tutti che la sanità va a drenare risorse che possono variare dal 78 all'82% del bilancio regionale, quindi sappiamo che è un bilancio che è già fortemente ingessato e che non ti consente di fare delle politiche di sviluppo molto, molto performanti. Quindi questo è un primo problema, che questa giunta regionale ovviamente non ha risolto in questi 9 mesi, perché nessuno ha una bacchetta magica, ma è un comparto dove la politica nei prossimi 5 anni, in questo caso il governo regionale di centrodestra che è stato chiamato a governare, deve risolvere per dare una risposta precisa. C'è tutto il discorso delle politiche attive e passive del lavoro, perché mentre tu cerchi di fare delle politiche attive ci sono le famose crisi aziendali alle quali tu devi far fronte, e in Abruzzo ce ne sono diverse. Fortunatamente questa giunta regionale, ovviamente non per merito suo, ma ha capito che sull'automotive, che rappresenta circa un terzo del PIL regionale, bisogna spingere, bisogna coccolarlo tra virgolette con il discorso delle infrastrutture, col discorso dei trasporti. Se questa giunta regionale ha investito oltre 60 milioni negli ultimi giorni per acquistare 6 treni e oltre 22 nuovi, oltre 60 nuovi autobus, evidentemente sta cercando anche sul lato dei trasporti di incidere, così come si sta cercando di incidere in maniera più profonda per quanto riguarda gli scambi commerciali del porto di Vasto e per migliorare il porto di Pescara. Poi di altro ne parleremo successivamente, però io ripeto che in questo momento storico spesso viene invocato il famoso gioco di squadra. Questo gioco di squadra passa per la politica, che deve almeno su alcune partite non dividersi. Quindi io mi auguro, ma sono certo, che su alcune situazioni ci sarà un fronte comune tra maggioranza e opposizione, così come deve essere di pungolo l'attività del professor Mauro e degli altri economisti, ma deve esserci anche un discorso di squadra col mondo associativo e il mondo professionale. Anche qui vado alla conclusione. Spesso il mondo associativo non ha più la forza, le cose bisogna dirle con il nome e il cognome che hanno, non hanno più la forza di prima. Io penso al mondo, alle associazioni di imprese, che prima era un stakeholder importante, ad oggi l'importanza ce l'ha ancora, però forse viene seguito di meno. Questo cosa vuol dire? Che anche qui ognuno deve riprendersi quell'autorevolezza e quell'autorità che serve per far andare avanti la Bruzza. Anche la politica, a dire la verità, deve riprendersi un ruolo importante. L'ho detto, ma infatti noi non volevamo mettere sotto accusa un governo regionale dopo 8 mesi, è presto, 9 mesi sono pochi. Volevamo capire. Non vogliono prendere tempo e dire siamo da poco tempo. Tu già dal primo giorno devi cercare di dare dei segnali positivi. Infatti volevamo capire la tendenza, e lei l'ha spiegata. Poi ovviamente sarà nostro compito verificare nel corso degli anni quello che accadrà. Segretario Malandra, insomma, le cose, come si è detto, non vanno proprio al meglio. Ecco, il sindacato che chiede in questa fase? Ma innanzitutto io intendo associarmi un po' alle congratulazioni per l'opera molto, molto ficcante e molto precisa del professor Mauro. È un'opera che parte dalla teoria, ma riesce in qualche modo a calibrare quello che è stata la storia del nostro Abruzzo in modo veramente specifico. È riuscita soprattutto a dare l'input di quello che deve essere l'Abruzzo del futuro. Da questo punto di vista io ho avuto degli spunti dalle cose dette dagli amici che mi hanno preceduto, e intanto farei una riflessione. C'è un problema sicuramente di deficit pubblico enorme che porta difficilmente a fare investimenti importanti, diciamo che un piano Marshall, che sarebbe quello che oggi sarebbe auspicabile, se non ci viene concesso in qualche modo dall'Europa, sicuramente non ha le gambe per camminare.
Però è anche vero che lo Stato italiano ha 130 miliardi già stanziati, che sono in cassa e che servivano all'apertura di grandi opere infrastrutturali al nord e al sud. Di quei 130 miliardi, che volevano dire oltre 1 milione di posti di lavoro, tra parentesi, ce ne sono all'incirca il 40% che sono per il sud. Vorrei capire quando partono questi cantieri, perché quello è il volano principale per il riavvio dell'economia nazionale. Venendo all'Abruzzo, in Abruzzo noi abbiamo un problema di questa natura in questo momento. Noi abbiamo sicuramente un sistema duale in termini di produttività. Abbiamo un'impresa delle multinazionali, la grande impresa, che riesce a far fronte ancora bene a quella che è la richiesta, l'innovazione, la ricerca, e quindi riesce a reggere sul mercato ed è gran parte della nostra esportazione. Dall'altra parte c'è la piccola e piccolissima impresa, io dico soprattutto le imprese artigiane, che sono in grandissima difficoltà. Sembrerebbe cosa di poco conto, però da una parte noi ci troviamo con un'industria, la grande industria, che rappresenta soltanto il 20% di quella che è l'impresa abruzzese, mentre l'impresa piccola e artigiana rappresenta il 56% dell'occupazione del nostro territorio. Allora qua si tratta di trovare soluzioni, e sono concorde con il dire che il lavoro di squadra della politica, dello studio, della ricerca dell'università e delle associazioni imprenditoriali e sindacali deve essere fondamentale in questo senso. Quindi riuscire a dare risposte a questo sistema che deve essere strutturato. Ma il sistema duale abruzzese c'è un problema in più. C'è un problema di grande sviluppo delle aree costiere rispetto alle aree interne, con un problema c'è di uno squilibrio evidente. Assolutamente. Quindi sono due squilibri che vanno in qualche modo considerati nella ottica del recupero della produttività della nostra regione, che è una regione comunque che se ne dica, benché abbiamo bellezze splendide dal punto di vista ambientalistico, naturale, culturale, è soprattutto di natura manifatturiera, produttiva e industriale. Noi dobbiamo dare risposte a non far andare via le grandi multinazionali, e dobbiamo dare risposte per dare ossigeno e fiato alle piccole e medie imprese, che sono sottodimensionate, sottocapitalizzate e che con una scarsa capacità di fare ricerca e innovazione. Questa è la richiesta che poi viene fatta alla politica. Come riusciamo a sostenere questo tipo di struttura produttiva? Grazie segretario, ci dobbiamo fermare, pubblicità. Economia, l'Abruzzo ce la farà? Seconda parte di Moby Dick. Ritorniamo dal professor Giuseppe Mauro, autore di uno splendido volume di analisi e di proposte sull'economia abruzzese. Professore, io ho una domanda per lei particolare al di là del libro. Si ha l'impressione, io ho l'impressione, ma molti hanno l'impressione, che l'economia da qualche anno ha preso il sopravvento sulla politica. Intanto le chiedo se questo è vero e cosa deve fare, secondo lei, la politica per riappropriarsi di un ruolo importante nella società italiana e abruzzese. Ma questo che dice è vero, però è motivato il fatto da tanti fattori. Il fattore più importante è che l'economia corre in presenza di cambiamenti profondi, che sono molto rapidi, molto immediati, veloci, dove è difficile che la politica molto spesso riesca a seguire questi cambiamenti. E il secondo motivo, forse quello più importante, è che siamo di fronte a vincoli, come si diceva prima anche, a vincoli da parte dell'Unione Europea, da parte di alcuni trattati firmati in precedenza,
che in un certo senso impediscono politiche keynesiane e quindi affrontare nell'immediatezza i cambiamenti così repentini. E detto questo, io cosa bisogna fare? Io cerco di spiegare o quantomeno di interpretare il perché un Abruzzo che correva così tanto, io non vorrei ripetere alcune frasi dette nell'epoca, ma l'Abruzzo era diventato una sorta di laboratorio per tutte le aree sottosviluppate, proprio per questa sua capacità di crescere, come è stato detto prima. Se questo grande sviluppo si è arrestato, allora a questo punto bisogna in un certo senso spiegarne i motivi. Io penso che i motivi siano essenzialmente due. Il motivo principale è che con la fine dell'obiettivo 1 è venuto meno un circuito virtuoso che si era costruito nel periodo. Gli incentivi soprattutto. Incentivi, imprese e territori, era questo il circuito. Però il fatto diciamo così, che va sottolineato è che, essendo uno sviluppo temporalmente molto, molto ristretto nell'arco di 20 anni, ha lasciato tutto un sistema economico ancora immaturo, ancora incompiuto, che doveva ancora fare dei passi in avanti per diventare competitivo fino in fondo. La cosa grave è che questo fenomeno si è poi intrecciato, si è combinato con i grandi cambiamenti che noi abbiamo avuto nello scenario economico internazionale, cioè questa incompiutenza si è legata alla concorrenza dei paesi emergenti, e si spiega nel grafico come i paesi emergenti hanno influito notevolmente su alcune aree industriali, si spiega ad esempio con l'innovazione tecnologica che c'è stata, no? con la globalizzazione, che ha completamente mutato il quadro della situazione, colpendo soprattutto tutto un territorio imprenditoriale basato sulle imprese più piccole, che non erano in grado di sottoporsi a questo cambiamento. Allora, ecco la prospettiva, e la prospettiva nasce da questa analisi. Cioè, intendo dire che di fronte a queste trasformazioni così profonde, oggi non si può più rispondere con temi altrettanto specifici. Intendo dire, ben vengano le infrastrutture, che sono importanti in una fase di stagnazione, ben venga la lotta alla burocratizzazione. Secondo me ben venga la lotta allo spending review, perché anche in Abruzzo ci sono margini per andare a vedere se è possibile fare un'operazione del genere. Però la sfida importante, quella epocale, è quella che dicevo prima, cioè avere la capacità di affrontare cambiamenti, trasformazioni, mutamenti che riguardano soprattutto una sfera internazionale. Allora, oggi noi abbiamo questa grande asimmetria. Da un lato queste grandi imprese che però oggi cominciano ad avere difficoltà per quanto riguarda il loro posizionamento strategico, la localizzazione. La delocalizzazione di molte imprese. Che spinge alcune volte la delocalizzazione, e dall'altra parte abbiamo questa moltitudine di imprese che non riescono a reggere l'urto del cambiamento. Quindi questa situazione ha bloccato lo sviluppo, e noi dobbiamo guardare al futuro a questo punto. Io capisco che non è facile perché le risorse sono scarse, però rispondo, quando le risorse sono scarse diventa fondamentale stabilirne la priorità. Questo significa, cioè, stabilire chi va una cosa per prima e chi va una cosa per seconda. E io ho la sensazione invece che in questa fase, che non è questa degli ultimi 9 mesi, ma in generale, c'è proprio un miscuglio tra cose del breve e cose del medio periodo, mentre occorre, a mio avviso, grande lungimiranza. Occorre una programmazione che guardi al futuro, soprattutto. Avvocato Legnini, nel contesto difficile sapientemente descritto dal professor Mauro, se lei avesse vinto le elezioni il 10 febbraio scorso, che avrebbe attivato in Regione Abruzzo? Quali meccanismi? Esattamente quello che dissi durante la competizione elettorale, e che anche alla luce dell'esperienza di questi mesi sintetizzo con riferimento ai temi di cui stiamo, certo, discutendo, perché poi vi è un'ampiezza più rilevante del governo di questa regione. Ma Leo Mandra diceva, innanzitutto dobbiamo tenerci quello che abbiamo, si riferiva evidentemente a quella parte di
apparato produttivo industriale della nostra regione, che non solo è forte e solido, alimenta quegli standard di esportazioni e anche di capacità di innovazione che vengono descritte nel testo, ma sono capaci, e questo potenziale è stato solo parzialmente colto, di filiare nuove imprese, di creare filiere, l'indotto e comunque tutto ciò che viene generato dalla presenza di una grande impresa. Ecco, mi è piaciuta molto la citazione che il professor Mauro fa nella parte conclusiva del suo libro di Kennedy, che dice: anche se dobbiamo stare fermi, se vogliamo stare fermi, dobbiamo muoverci rapidamente. Innanzitutto noi dobbiamo salvaguardare questa presenza industriale, manifatturiera della nostra regione, che da sola ci ha consentito di collocarci nelle posizioni che, nonostante la grave crisi che pure si registra degli ultimi 20 anni, a fasi alterne ma comunque con una parabola discendente, ha consentito di mantenere standard di occupazione, esportazione, sviluppo industriale elevati. E attenzione, appunto, attingendo a quella metafora, noi, se vogliamo far sì che queste aziende rimangano, noi dobbiamo fare ciò che il sistema pubblico, e io avrei fatto questo di sicuro, è tenuto a fare. Allora, innanzitutto la politica infrastrutturale. Quando queste aziende si insediarono, la dotazione infrastrutturale della nostra regione era in rapporto, in relazione a quella di altri territori, era un buon livello. Adesso è antiquata, è obsoleta, occorrono nuovi, corposi, urgenti investimenti. E una delle cose che bisognava fare e che non ancora viene fatta era quella, appunto, lo diceva sempre Malandro, di accelerare gli investimenti già programmati. Lì non occorre il deficit, non occorre la politica keynesiana, ci sono numerosi investimenti infrastrutturali programmati, finanziati, che attendono di essere realizzati. Forse troppa burocrazia male li impedisce. Ormai antico, che impedisce al nostro paese di avviare queste opere, è un discorso troppo lungo che adesso ci porterebbe molto lontano. Sta di fatto che ogni governo fa uno sblocca qualcosa, sblocca Italia, sblocca cantiere, eccetera, e non si sblocca, anzi, piuttosto si complica. Io mi sono negli anni formato un convincimento in base al quale la stabilità della legislazione, l'individuazione delle regole e delle responsabilità, appunto, stabili nel tempo, forse aiuta molto di più che la rincorsa verso cambiamenti che generano confusione e dispersione dei poteri. In secondo luogo, quello che è il professor Mauro indica come fattore di rallentamento insieme alla crisi, alla recessione, alla crisi finanziaria del 2007-2008 in avanti, cioè il terremoto dell'Aquila e poi quello più recente del 16-17, e oggi noi, la necessità, il dovere, l'obbligo di ricostruire costituisce, se ben adempiuto, se tempestivamente adempiuto, e lì bisogna impegnarsi in un modo forsennato. La regione ha poche competenze, vero, è il sistema complessivo della governance, della ricostruzione che deve farvi fronte, ma se noi riusciamo a accelerare, e abbiamo il dovere di farlo, su quel terreno, non c'è dubbio che noi avremo una quota aggiuntiva di prodotto, di occupazione, di opportunità di alimentare quel sistema duale, diciamo così, anche del terziario, perché gran parte delle aree colpite dal sisma rappresentano le aree interne. Innanzitutto due città capoluogo, l'Aquila con tutto il carico di problematicità e anche Teramo, un pezzo non secondario di Teramo, e così via. Poi vi sono anche altre infrastrutture che potrebbero generare quel volano a cui ci si riferiva.
da anni si svolge questo combattimento solo parzialmente risolto quando le tariffe che riguardano l'ammodernamento, la messa in sicurezza, la manutenzione delle infrastrutture autostradali, bisogna chiuderla quella vicenda, dialogando con l'Europa. Adesso ci sono le obiezioni con l'Europa, io ho dialogato anche di recente con la Ministra De Michele, che è determinata nell'affrontare in via risolutiva questo tema, ma il piano depositato dalla concessionaria, in parte finanziato a valere sui fondi infrastrutturali pubblici statali, di 3 miliardi di euro che si spenderanno nel corso degli anni, e vale quanto, non so quante finanziarie, diciamo, gli investimenti sui porti, l'investimento, la necessità di bonificare, reindustrializzare bussi, il sistema del Gran Sasso con la norma, quella sì recente, che ha consentito il finanziamento per 120-130 milioni, cioè mobilitare, attuare, far partire queste risorse e questi cantieri costituisce uno dei fattori determinanti. E poi seguire un indirizzo di politica industriale e di modello di sviluppo complessivo che sia chiaro, che mobiliti le energie, le intelligenze, le capacità di investimento. Chiudo con una sottolineatura. Nel 2016 fu sottoscritto dall'allora vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli la cosiddetta Carta di Pescara, un progetto di sviluppo dell'economia circolare, cosiddetta, di sviluppo sostenibile dell'economia, che ha coinvolto alcune delle migliori e più innovative aziende abruzzesi. E stiamo fermi lì. Lì bisognava alimentare quei propositi, quegli obiettivi, con i pochi, ma comunque incentivi per l'occupazione, per l'innovazione, certamente non sull'esiguo bilancio regionale, sappiamo che i margini sono ristretti, ma facendo leva su risorse anche nazionali che consentono di assecondare e sostenere progetti di investimento che io so esserci, anche di recente ne abbiamo avuto ampia dimostrazione, alcune di queste aziende hanno programmi di investimento molto importanti. E se a quelle aziende, chiudo, gli garantisci l'infrastrutturazione materiale e immateriale, gli garantisci una qualità della formazione universitaria e dell'istruzione superiore tecnico-professionale, e cerchi di sostenerla con i pochi incentivi che ci sono, ma perché se ne dovrebbero andare? Nella nostra regione si vive bene, lo sappiamo. Nella nostra regione il tasso di infiltrazione della criminalità organizzata per fortuna è molto contenuto, vi è qualche elemento di preoccupazione, di allarme che faremmo bene a non sottovalutare, ma comunque non c'è dubbio che il sistema sociale, economico è sano. Ecco, queste sono alcune delle cose che bisogna fare. Non per tutte queste cose occorrono soldi, o perché già ci stanno o perché non occorrono, si possono attingere altrove, si può far leva anche sulle politiche autoincentivanti, diciamo così, che sono già presenti nel sistema normativo italiano. Si tratta di attrarre anche nuovi investimenti, possibilmente capitali anche dall'estero. Dottor Testa, il segretario Malandra poneva sostanzialmente due questioni. Il problema del riequilibrio territoriale, costa aree interne, e il problema delle piccole e medie imprese, che probabilmente non hanno avuto fino ad ora l'attenzione che meritano, e sono, diceva lui, bene il 56-58% dell'intero apparato produttivo abruzzese. Sì, dunque, innanzitutto questa trasmissione, forse per avere un senso ancora più compiuto, doveva durare almeno 3-4 ore. Ha ragione, di cose da dire, ce ne sono tante. I nostri tempi sono questi. E forse cerchiamo di allungarci un poco. Lancio un messaggio al collega, peraltro con grandissima esperienza, il presidente Lignini, che sarebbe forse opportuno che a volte si potesse organizzare anche un incontro fuori dagli schemi politici, con anche promuovere in maniera bipartisan, mettere attorno a un tavolo economisti, i vari stakeholders, a tutto
a tutto tondo, proprio per farsi una chiacchierata e per cercare cosa si può fare concretamente, perché io ritengo che le cose che sono state dette sono tutte giuste e sacrosante, però dopo dobbiamo fare i conti con la concretezza. La concretezza, perché è vero che gli indicatori ultimi che ha delineato il professor Mauro sono negativi, però dobbiamo anche ritenere un fatto che l'Abruzzo negli ultimi anni è stato martoriato da eventi sismici e calamitosi di vario genere che non hanno sicuramente consentito una crescita così come è potuto accadere per altre regioni. C'è il disallineamento o due velocità tra la parte interna e la parte litorale. Anche qui ci vuole, bisogna dire le cose come stanno con grande concretezza e con grande serietà. Oggi gli enti non hanno i soldi per far fronte alla realizzazione di infrastrutture. Se io penso alle province, io sono stato presidente della provincia dal 2009 al 2014 e qualche volta ci siamo incrociati con il presidente Legni su alcune tematiche, vuoi per la legge del Rio, ma non voglio fare la critica politica, vuoi per i trasferimenti che sono sempre più esigui. Oggi sappiamo tutti quanto costa fare un metro quadro di asfalto e pensare che ci sono aree interne interamente disagiate, penso alla zona di Gissi nel Chietino dove sono stato recentemente, o penso nell'area Vestina della provincia di Pescara, per fare due casi. Quanti milioni e milioni di euro ci vorrebbero, ma non per fare nuovi ponti o nuove infrastrutture, solo per garantire una manutenzione adatta e sufficiente per attrarre investimenti. Perché oggi io impresa, se ho un costo del personale enorme, il famoso cuneo fiscale che nessun governo riesce ad abbattere, se non ci sono delle infrastrutture e delle strade comode per raggiungere i siti produttivi, a questo punto devo giocarmi altre carte. L'altra carta, quali potrebbero essere queste carte? Il discorso della sburocratizzazione. Cosa vuol dire sburocratizzare? Fare meno carte e usare più il computer o gli invii telematici? Ma basterebbe che qualcuno che vuole fare un sito produttivo nuovo o vuole ampliare una propria impresa non debba stare a litigare con l'ente pubblico per mesi, mesi e mesi. Qui non c'è solo il discorso della politica, c'è anche un po' il fatto che il dirigente, il funzionario di turno deve essere un po' più maleabile, più capire le difficoltà del momento, mettiamola così. Oppure col discorso delle infrastrutture, l'aeroporto d'Abruzzo svolge un'attività di volano fondamentale. Se adesso la giunta regionale è riuscita sburocratizzare, a velocizzare, a ottenere che nel 2021, inizio 2022, la pista di atterraggio sarà più lunga di 30 metri, ci potrà consentire anche di incominciare a guardare alle famose rotte internazionali. Penso che questo sia una cosa importante e doverosa. Poi c'è il discorso dell'innovazione. Io ritengo che oggi l'agricoltura in Abruzzo, benché siano stati fatti passi in avanti, ma sia ancora molto ma molto sottodimensionata. Lì ci vorrebbe una spinta innovativa, proprio, ecco, un grandissimo piano Marshall, perché non serve più il PSR per acquistare il trattorino per fare un insediamento. Oggi ci vorrebbero delle politiche agricole e qui la Regione Abruzzo deve giocare una grandissima carta nei prossimi 5 anni, perché quello è un comparto che può dare sviluppo e può far tornare in Abruzzo tante persone che oggi sono andate via, un po' anche per la moda del momento, perché diventare imprenditori agricoli oggi è pure una tendenza, diciamo, di cose come stanno. Ma quella è una partita che noi non ci possiamo far sfuggire, così come nuovi bandi. Adesso uscirà, tra pochi giorni verrà pubblicato il bando per l'acquisto di attrezzatura, macchinari, brevetti ad alto impatto tecnologico, sempre col discorso del de minimis, che è un'ulteriore iniezione per le piccole e medie imprese, e cercare in ogni caso sulla sburocratizzazione e sulle infrastrutture di tenerci le nostre aziende. Penso al caso Sevel, che non può essere scollegato ovviamente al mondo dell'aeroporto, perché l'aeroporto d'Abruzzo, se ti consente di
riattivare con Solerza i voli su Torino, e sappiamo quanto è importante per noi questo collegamento, e anche altre rotte internazionali può fungere sicuramente da un ulteriore volano per, la nostra impresa, per le nostre imprese abruzzesi. Benissimo, segretario Malandra, tra i settori produttivi, diciamo così, primario, agricoltura diceva adesso Testa, secondario, industriale e terziario, secondo lei l'Abruzzo su quale di questi tre settori deve puntare? Ma mi scuso, prego, per la mia bronchite. Spero che l'economia non abbia questo prego stato di salute. Ma vabbè, è tempo diciamo, di diciamo innanzitutto che la vocazione industriale e manifatturiera dell'Abruzzo rimane. C'è sicuramente un problema legato a ravvivare quelle che sono le tendenze di un'agricoltura sviluppata con una classe imprenditoriale endogena che deve crescere nella propria cultura imprenditoriale. Per fare questo c'è bisogno di sostegno in termini di innovazione e ricerca. C'è un problema legato anche alle piccole e medie imprese, le microimprese, il credito. È un problema serio l'accesso al credito per le piccole imprese. Assolutamente sì, senza accesso al credito non riescono ad emergere, a internazionalizzarsi, a strutturarsi in forma diversa. Noi abbiamo ancora il 70% delle imprese piccole e medie in termini di società di persone e società individuali, mentre invece dovrebbero sicuramente crescere. C'è poi un problema legato alla burocratizzazione, che è un problema legato alle competenze della regione. Noi abbiamo un sistema di addetti in questo momento che per l'80% è superiore nell'età ai 55 anni. Un rinnovamento della burocrazia con una competenza specifica che serve a dare programmazione a questa regione sarebbe altrettanto importante. E l'ultimo punto importante è legato alle infrastrutture. Noi siamo fuori da qualsiasi flusso commerciale europeo, siamo fuori dal corridoio scandinavo-adriatico perché si ferma a Ravenna la struttura, non esistono strutture trasversali riconosciute dall'Europa e di conseguenza riuscire ad operare per avere una ZES che tra parentesi è stata creata, ideata e in qualche modo condivisa sia dalle forze politiche precedenti di centrosinistra che da quelli di centrodestra in una logica T, cioè quindi per tutta l'asse costiero e per l'asse interno che vada a collegarsi con Civitavecchia e il Lazio, vorrebbe dire dare uno sviluppo produttivo anche alle aree interne. Ecco, questi sono i segnali che noi dobbiamo dare, lavorare di sistema, lavorare anche con un confronto aperto senza pregiudizi in qualche modo ideologici delle varie forze politiche. Per portare avanti questa idea di Abruzzo sicuramente potrebbe essere molto utile a rilanciare l'intero sistema produttivo abruzzese. Se non si ragiona in questi termini, sicuramente l'Abruzzo non andrà a nessuna parte e cercherà anche di regredire, perché se noi siamo insieme al Molise l'unica regione che siamo fuori da tutto. In questo io voglio dare una apertura di fiducia al nuovo governo. Io stamattina ho avuto un incontro con l'assessore Febbo, siamo partiti con una cabina di regia che in qualche modo deve essere ora chiaramente strutturata e deve avere un senso, una cabina di regia in cui stiamo cercando di riportare dentro anche tutte le associazioni imprenditoriali. Cerchiamo di trovare il modo insieme di creare un progetto strategico che guardi veramente al futuro dell'Abruzzo e non soltanto a quello che è il nostro interesse particolare del momento. Posso? Prego, velocissimamente. C'è un bando proprio della FIRA in questo periodo aperto proprio sull'accesso al credito che si chiama Crea Imprese. Queste trasmissioni sono pure importanti per dare informazioni, per divulgarle, perché c'è un accesso al credito che è possibile con una garanzia totale da parte del mondo delle piccole
anche del mondo delle BCC, quindi questo è un primo segnale importante, un ulteriore segnale importante di conoscenza. Seconda cosa, c'è stata una mozione proprio a firma mia che è stata approvata in commissione, che proprio dà mandato al Presidente di fare un'attività importante in Europa proprio per cercare di sbloccare al 2023, di reinserire, riallocare l'Abruzzo nei famosi dorsali che ad oggi ci vedono completamente fuori. Dottor Testi, il tempo è scaduto, però un ultimo giro veloce lo voglio fare. Partiamo proprio dal segretario della CISL Malandra. Rispondendo alla domanda che ha dato il titolo a questa puntata, l'Abruzzo ce la farà secondo lei? Io credo che se le forze politiche tornino a fare politica di alta politica, la P maiuscola, e se le forze associative e quindi imprenditoriali e sindacali danno una mano nel senso vero, che è uno praticamente, c'è lavoro se c'è impresa e se c'è impresa si possono garantire diritti. Se queste tre cose cominciano a lavorare insieme con un'infrastrutturazione, un sostegno da parte della politica e con un master plan che deve non solo aver erogato 733 milioni di progetti, ma che oggi di quei 733 milioni ha soltanto messo in cantiere e pagati solo il 3% di quei 733 milioni, noi abbiamo buone possibilità di tornare a svilupparci. Dottor Testa, ovviamente ciascuno di voi può dire quello che non ha potuto dire in questa fase di interlocuzione, però la domanda è: ce la farà l'Abruzzo? Ma io mi associo a quello che dice il dottor Malandra, qui grandi ricette non ce ne sono, bisogna lavorare all'unisono, bisogna lavorare tutti i giorni, sapere che nessuno ha la bacchetta magica e cercare innanzitutto anche con un piglio un po' più positivo, perché tanto sappiamo che i grandi problemi non si risolvono in 5 anni, e però la regione deve fare il suo, così come le attività, le associazioni di categoria, e bisogna cercare di creare posti di lavoro solo aiutando le imprese e mettendole al loro agio. Presidente Ragnini. Riprendo un tema, perché l'Abruzzo per farcela deve affrontare questo, il problema del futuro, deve occuparsene oggi, questo delle reti trasversali e longitudinale, reti TEN-T che l'Unione Europea ridefinirà entro il 2021, poi i tempi non sono così sempre puntuali e rispettati. Io l'ordine del giorno lo condivido tutte le carte che sono state, ma qui o c'è una mobilitazione istituzionale a tutti i livelli, certamente il livello regionale, certamente il livello nazionale, ma anche europeo, altrimenti queste nostre istanze, come è accaduto nel corso dei decenni passati, non saranno, sarà difficile accogliere. Non voglio essere pessimista, io sono ottimista sempre. Vogliamo far sì che l'Abruzzo sia attraversato non da uno ma da due corridoi europei? Bisogna uscire dalle stanze, dalle conventicole, dall'autoreferenzialità. Bisogna mobilitare tutto e tutti. Dobbiamo andare a Roma, in Europa, a pretendere che una regione centrale come la nostra, crocevia come la nostra, sia incluso dentro questa programmazione. Se facciamo questo salto, prego. Creando alleanze con quella del Lazio, che è altrettanto interessata. Esattamente, ma attenzione, perché le Marche stanno lavorando, io starei attento. Molto. Le Marche hanno un interesse forte, quello del quadrilatero. La stessa cosa, lo stesso interesse ce l'ha la Toscana e l'Emilia. La trasversalità può avere diverse. O è giunta l'ora di riaccorpare Abruzzo e Molise con le Marche anche. Io magari sono un fautore da tempi le macroregioni. No, ma pure senza macroregione, Abruzzo e Molise devono stare insieme. Cioè non ha più senso che. Noi siamo stati precursori. Io lo dica ai suoi non amici. Ha più senso, no? Credo che lì si difenderanno. È il minimo sindacale che possiamo fare. Dobbiamo convincere i nostri fratelli molisani che dobbiamo tornare a stare insieme. Benissimo. Allora, professor Giuseppe Mauro, a lei il compito di chiudere l'onore. Vorrei dire molto brevemente
Quali sono, secondo il mio punto di vista, i presupposti affinché ci possa essere un sistema economico volto allo sviluppo? Io credo che siano essenzialmente tre. Primo, le infrastrutture, soprattutto in una fase come questa che è un po' stagnante, quindi le strutture possono rompere il circolo vizioso della stagnazione in questa fase. Secondo, un sistema bancario efficiente, che significa cioè la possibilità di incontrare la domanda di credito con l'offerta di credito. Oggi è difficile perché la domanda di credito è bassa e dal lato dell'offerta, dal lato delle banche c'è molta tensione, sia per quanto riguarda i vincoli della Banca Centrale Europea e altro ancora. E terzo elemento sono gli investimenti innovativi. Molte volte i risparmi degli abruzzesi vanno ad essere investiti in altri luoghi. Cioè, il sistema locale è crollato, quindi. E in ultimo c'è bisogno appunto di investimenti innovativi che si chiamano start-up, si chiamano venture capital, si chiamano alleanze strategiche, modernizzazione, banca, banda larga e così via. Ecco, il punto che io però credo di dover sottolineare è questo. Occorre dare una visione strategica a questa regione. Questo è il punto fondamentale. Un vecchio filosofo diceva che i cittadini, gli individui hanno un'anima ristretta, cioè pensano sempre al presente e non al futuro. Deve essere la politica, no? Quella che riesce a dare equilibrio tra presente e futuro, affinché, secondo il mio punto di vista, non si abbia sempre un respiro molto corto. Diciamo che la politica deve riprendersi il ruolo importante anche rispetto all'economia. Con una visione lungimirante e non dal respiro. Allora, noi ringraziamo il professore Giuseppe Mauro, docente di economia alla Gabriele D'Annunzio, autore di questo splendido volume che, voglio ricordare, davvero intriso di numeri, di grafici, ma sono grafici che non annoiano, è l'evoluzione economica dell'Abruzzo, uno sguardo su 70 anni di cambiamento, edito da Rocco Carabba. Il libro lo trovate ovviamente nelle edicole. Grazie anche al presidente Giovanni Legnini, centro-sinistra alla regione Abruzzo, grazie a Quirino Testa, consigliere regionale di centrodestra, Fratelli d'Italia, e grazie al segretario Leo Malandra, segretario della CISL Abruzzo e Molise. Siamo durati un po' in più, ma ne è valsa la pena. Voglio ringraziare voi che ci seguite così tanti e con affetto. Voglio ringraziare coloro che hanno collaborato a questa puntata, ovvero Giuseppe Dintino per la sua splendida copertina, a cameraman in studio Loris Bennato e in regia Maurizio Daguì. Se lo vorrete, ci vedremo ancora venerdì prossimo. Grazie e buonanotte da Moby Dick.